Conflitto in Medio Oriente, nave italiana in prima linea. Oh, lo vedi? Dai, dai, il prurito alle mani che tormentava i sostenitori italiani del genocidio e della pulizia etnica trova finalmente un piccolo sfogo. E l'Italia così, dopo la solita inevitabile sfilata di fake news, doppi standard e ipocrisia un tot al chilo, finalmente entra ufficialmente in guerra e si riposiziona nel posto che gli è più congeniale. Quello di cane da compagnia del colonialismo più feroce disponibile sul mercato, da Hitler a Biden e Netanyahu. Il riferimento ovviamente è alla decisione di spedire la nostra fregata lanciamissili Virgilio Fasan nel Mar Rosso per contrastare il nodo dell'asse della resistenza che al momento sembra il più determinato a sostenere la lotta di liberazione del popolo palestinese contro la forza di occupazione e lo sterminio indiscriminato dei bambini arabi. Ansar Allah, i partigiani di Dio dello Yemen. La nave della Marina Militare farà parte di una flotta composta da mezzi provenienti da una decina di nazioni e che avrebbe lo scopo di proteggere le imbarcazioni commerciali di Israele e dei paesi che sostengono il suo genocidio dalle reazioni che hanno scatenato in tutta la regione. L'Italia, ha dichiarato solennemente il ministro degli affari dell'industria militare Guido Big Jim Crosetto, farà la sua parte per contrastare l'attività terroristica di destabilizzazione degli Houthi, dove per terrorismo ovviamente si intende banalmente tutto quello che viene fatto per tentare di salvare la vita al futuro terrorista che si nasconde in ogni bambino palestinese e tutelare la prosperità del commercio garantendo la libertà di navigazione. Tradotto, compagno Netanyahu, stermina un po' chi ti pare che alle brutte le spalle te le copriamo noi. E senza che ovviamente la questione fosse portata in Parlamento. D'altronde, quando l'ordine arriva dall'alto, non è che ti puoi mettere tanto a disquisire con la scusa dei riti della pagliacciata che è diventata la democrazia parlamentare. E qui l'ordine è stato perentorio. L'ora delle decisioni irrevocabili! Una breve comunicazione via teleconferenza da parte del compagno Lloyd Austin ed ecco fatto. Pronto sei tu? D'altronde, non si è trattato altro che di anticipare un po' un'operazione già a lungo programmata. La Fasan, infatti, già a inizio estate aveva partecipato a un'esercitazione con le squadre navali USA, alla fine della quale aveva ottenuto il patentino che le concede l'onore di fare da bodyguard alle portaerei dell'impero. L'arsenale di bordo infatti dovrebbe essere in grado di intercettare tutte le armi a disposizione della resistenza Houthi, dai droni ai missili balistici, anche se in molti, tutto sommato, dubitano possa funzionare. Comunque, anche senza l'annuncio di questa missione che ironicamente è stata battezzata Prosperity Guardian, guardiani della prosperità, alla facciaccia di quegli animali umani che abitano a Gaza, sarebbe comunque partita verso il Golfo di Aden il prossimo febbraio. D'altronde, fa sapere il governo, garantire la sicurezza della navigazione è essenziale per gli interessi di tutti voi consumatori. Vedersi bloccare il canale di Suez per l'irresponsabilità di questi maledetti terroristi significa aumentare a dismisura i costi della logistica, un po' come d'altronde costa proteggere gli extra profitti registrati dalle aziende durante questi anni di iperinflazione che hanno visto i consumatori impoverirsi e le oligarchie arricchirsi a ritmi mai visti. In quel caso però contro l'avidità delle oligarchie di fregate ne abbiamo viste pochine e manco di tasse sugli extra profitti. Quella sulle banche, dopo essere stata annunciata in pompa magna, nel giro di 2 mesi è sparita del tutto pure dalla legge di bilancio. Che vuol dire? Vuol dire che... Che te la vinde il culo! A questo giro però non si tratta di far pagare i super ricchi, ma i bambini di Gaza. E oggettivamente è molto più semplice. Non c'hanno i giornali, non c'hanno TV, non c'hanno lobby e manco il potere di far schizzare verso quota 500 lo spread. Immagini, l'Italia condanna i bambini di Gaza allo sterminio, lo spread si impenna. Lo sprezzo di quel che rimane della nostra democrazia, dimostrato aderendo all'operazione militare senza passare dal Parlamento, ha gasato i più appassionati tra i sostenitori del genocidio. Mario Sechi sul Libero ci invita a immaginarci un governo Kontenschlein in questo scenario. Avremmo già issato la bandiera bianca
consegnandoci come nazione neutrale nelle mani dei commissari del popolo di Putin e Xi Jinping. Come ricorda il carabiniere giornalista Claudio Antonelli dalle pagine della Pravda dell'Alt-Right, infatti, in ballo c'è ben più della sicurezza nel Mar Rosso. Si tratta di contrastare le manovre di Mosca e Pechino lungo la Via della Seta. Come giustamente sottolinea Antonelli, infatti, non si può non notare che la potenza militare degli Houthi non giustifica il dispiegamento di un'intera flotta di queste dimensioni. Le posizioni delle batterie missilistiche, continua Antonelli, sono conosciute al millimetro e gli USA potrebbero intervenire all'istante grazie ai satelliti. Difficile qui capire quanto questo sia un giudizio equilibrato e quanto invece sia l'ennesimo delirio di onnipotenza di un suprematista qualsiasi. Di sicuro però c'è che pattugliare quell'area è un modo per tenere per le palle i cinesi, che ovviamente sono i produttori del grosso delle merci che transitano attraverso Suez per arrivare nella sponda settentrionale del Mediterraneo. I primi ad avere interesse che si ristabilisca questa benedetta libertà di navigazione a regola dovrebbero essere proprio loro, soprattutto dal momento che anche la strada alternativa è sostanzialmente chiusa per lavori. Il canale di Panama, ricorda Federico Bosco sul Foglio, infatti, è gravemente limitato da una siccità che ne riduce la portata. Eppure, appunto, i cinesi alla Prosperity Guardian non sono stati chiamati a collaborare. Strano. In passato, nel Golfo di Aden, USA e Cina hanno lavorato di comune accordo contro la pirateria e per la sicurezza della navigazione. Non è mai stato pubblicizzato più di tanto, ma come scriveva il Council on Foreign Relations già nel 2013, lontano dai riflettori, le cooperazioni nel Golfo di Aden hanno fornito sia alla Cina che agli Stati Uniti un canale vitale per contatti militari sempre più intensi in un contesto di sfiducia prolungata nell'Asia Pacifico. In effetti, continua l'articolo, le due marine hanno recentemente condotto un'esercitazione antipirateria congiunta e in futuro, conclude, la cooperazione non tradizionale in materia di sicurezza nei mari lontani è destinata a svolgere un ruolo ancora più importante nel rafforzare le relazioni militari sino-americane. Bei tempi, quando ancora i suprematisti USA pensavano di poter tenere al guinzaglio la Cina e che magari a Hu Jintao in Cina sarebbe subentrato un presidente ancora più espressione diretta delle oligarchie cinesi invischiate con la finanza USA, e la Cina avrebbe abbandonato così la sua strada verso il socialismo con caratteristiche cinesi per abbracciare le magnifiche sorti e progressive del totalitarismo neoliberista. A Hu Jintao invece è subentrato Xi Dada e il socialismo con caratteristiche cinesi, da oggetto di scherno degli intellettuali finto progressisti del nord globale, è diventato elemento di ispirazione universale per tutti i paesi che tentano di uscire dal dominio coloniale e postcoloniale. E anche la lotta alla pirateria, da elemento di collaborazione tra le due superpotenze, si è trasformata nell'ennesima scusa per provare a ostacolare mano militari l'ascesa economica e politica cinese. E così oggi i pattugliamenti cinesi nell'area continuano. In questo caso però, sottolinea il Global Times, si tratta di missioni antipirateria autorizzate dalle Nazioni Unite e che hanno il solo scopo di garantire il transito degli aiuti umanitari diretti a Gaza. L'operazione guidata dagli USA invece non ha l'autorizzazione dell'ONU e rischia solo di intensificare la crisi a Gaza. D'altronde, da oltre due mesi, l'unico obiettivo degli USA all'ONU è proprio ostacolare con le scuse più ridicole ogni progresso verso un cessate il fuoco, ricorrendo sistematicamente al veto. E in queste ore ancora sta facendo di tutto per far slittare ancora una volta il voto in Consiglio di Sicurezza dopo che l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato per la seconda volta consecutiva a larghissima maggioranza una risoluzione che spinge appunto verso il cessate il fuoco. Come ha sottolineato il portavoce del ministro degli esteri cinese martedì scorso, ci auguriamo che gli Stati Uniti ascoltino la voce della comunità internazionale, smettano di bloccare scientificamente le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza e inizino a svolgere il ruolo dovuto nel promuovere un cessate il fuoco immediato e prevenire una catastrofe umanitaria ancora più grande. Come cambia il mondo, eh? Quelli che per 50 anni hanno accusato chiunque non si sottomettesse ai suoi interessi di essere uno Stato canaglia per poi bombardarlo, oggi sono considerati dalla comunità internazionale
l'unico vero stato canaglia rimasto al mondo. Ed ecco così che, a parte l'Italia, una manciata di altri vassalli, a non aver risposto alla chiamata alle armi USA, sarebbero in parecchi. Secondo i rapporti, riporta sempre il Global Times, Egitto, Arabia Saudita, Qatar e Oman si sarebbero rifiutati di aderire all'operazione. È facile vedere, continua l'articolo, come a partecipare all'operazione i paesi della regione siano pochini e che anzi sembrano piuttosto preoccupati che questa operazione possa intensificare il conflitto. D'altronde, spacciarla come qualcosa di ragionevole alle proprie opinioni pubbliche sarebbe stato un po' difficile, visto che sono tutte indistintamente solidali con la causa palestinese. Come ha dichiarata dal Mayadin Mohammed al-Bukaiti, uno dei più autorevoli leader di Ansar Allah, lo Yemen attende la creazione della coalizione più lurida della storia per impegnarsi nella battaglia più sacra della storia. E si chiede: come verranno percepiti i paesi che si sono affrettati a formare una coalizione internazionale contro lo Yemen per proteggere gli autori del genocidio israeliano? Nel frattempo, intanto, riporta sempre al Mayadin, la Malesia impone il divieto di attracco alle navi israeliane. La geopolitica del Medio Oriente, sottolinea Global Times, è estremamente complessa e ogni piccola azione può avere conseguenze di vasta portata. Nella regione, gli Stati Uniti hanno avviato numerose guerre e istigato molte rivolte, ma hanno anche subito molte battute d'arresto e hanno pagato un prezzo elevato. Il motivo è che gli USA non hanno mai assunto una posizione equa e non hanno mai preso in considerazione gli interessi concreti dei paesi del Medio Oriente, ma hanno sempre messo avanti a tutto esclusivamente le proprie esigenze egemoniche. Gli USA ora vorrebbero disimpegnarsi, ma mantenendo comunque la loro posizione dominante nella regione. Non si vogliono più impegnare nei conflitti regionali, ma usano ancora la tattica di sostenere l'uno e colpire l'altro per consolidare piccoli circoli di interesse. Un simile approccio, però, conclude il Global Times, non farà altro che intensificare, anziché calmare, le turbulenze nella regione. Circa un secolo fa, una classe dirigente di svendipatria di professione ha deciso di ridurre il nostro paese in cenere per sostenere i deliri suprematisti del colonialismo occidentale più feroce. Oggi i loro degni eredi si apprestano a gettare l'intero paese in un drammatico remake di quell'orrendo filmaccio. Campi di concentramento inclusi. L'ultima moda dell'esercito di occupazione a Gaza, infatti, è spingere le persone nei campi profughi senza cibo, acqua, elettricità e servizi sanitari e poi bombardarli. Sembra sia la soluzione più razionale. Coi tempi che corrono, il caro vecchio gas ormai probabilmente costerebbe troppo. In che senso? Anche solo per non essere sottoposti domani a una sacrosanta nuova Norimberga, direi che forse è il caso di costruirci perlomeno un media dove sia possibile dichiarare che noi molto educatamente ci dissociamo e che non saremmo proprio intenzionati a collaborare a questa nuova Shoah alla rovescia. Se si può, se per me. Comprati oggi la tua prova certificata per il processo contro i collaborazionisti di domani. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Guido Big G Crosetto.